questo vi siamo di Super Con Violetta. Come potete ben vedere l'ultima volta, se non avete visto lo scorso episodio, abbiamo incominciato ufficialmente la nostra avventura in giro per Paldea. Come potete ben vedere, abbiamo anche sbloccato la possibilità di stare in sella mia e dove spostarci più facilmente in giro per Paldea. Abbiamo sbloccato tre grandi filoni: il filone della via dei campioni, com'è che si chiamavano? Aspettate un secondo che vado a recuperare il lumignolo, aspettate. Il filone del cammino dei campioni, il filone del sentiero leggendario, si chiamava così, sì, e il filone del viale della polvere di stelle, filoni che ci hanno sbloccato rispettivamente i personaggi di Nemi, Pepe e Cassiopea. Di quest'ultima ricordiamoci che non sappiamo la faccia, principalmente consistono in, sempre rispettivamente, completare le palestre per diventare campioni della Lega Pokémon, cioè anzi salire a gang del campione della Lega Pokémon tramite un esame finale, andare a caccia di spezie nelle terre dei Pokémon, dei misteriosi Pokémon dominanti che sono legati anche in qualche modo alla voragine di Paldea, nonché all'area fantomatica Zero che ci hanno menzionato in alcuni dialoghi, anche involontariamente, e per finire la caccia ai capi del Team Star che rompono i coglioni a tutti quanti in Paldea. Quindi Cassiopea giustamente ci ha dato per una buona causa, ci ha affidato l'incarico di andare a stanarli. Ho iniziato a formulare una mezza idea su chi potrebbe essere Cassiopea, perché non l'abbiamo mai vista in faccia. Comunque sicuramente una femmina, perché avrei sentito parlare al telefono. Comunque non vi sto a dire di chi si tratta. Qui c'è, cos'è sta roba, non so cosa sia quel simbolo. Comunque avevo detto che in questo episodio avremmo provveduto a... qui c'è una comparsa massiccia di Fletchling. Avevo provveduto ad andare a dare un'occhiata a cosa fosse quel punto, quel luccicante lì che vedo. E abbattere però ancora prima questa abaca stagna, ok, qua è il sonno. Abbattere un'allenatrice che ho skippato brutalmente, perché questo gioco può evitare di combattere le persone se non parli con loro. Questa cosa mi fa più che piacere, perché insomma nei giochi Pokémon precedenti una gran pecca è sempre stata quella del ma che palle, ma se uno non vuole combattere, cioè deve combattere per forza. E qui è apparso un, com'è che si chiama, Sunkern? Sì, Sunkern. Probabilmente perché è notte, poi immagino, infatti, perché a ora che abbiamo incominciato la nostra avventura, nella scorsa puntata si è fatta notte. Ok, comunque Steve non si è ancora evolto. Secondo me Steve entro il prossimo livello, entro i prossimi due livelli si evolve comunque. Pokémon seme è debolissimo. Se viene attaccato non può fare altro che agire e agitare disperatamente le foglie nel tentativo di scacciarvi il nemico. Poverino. Deve per forza aspettare che arrivi il tempo della sua evoluzione. Volevo vedere a che punto stiamo messi con i Pokédex. Ho premuto per sbaglio B e ho saltato con Miraidon. Allora vedi. No, no, non impasto come... No, devo... io ho... Y e poi Pokédex, voglio vedere. Avvio in corso, sì. Catturati 22, ok, ne abbiamo catturati 22. Che bello che poi, guardate, ogni Pokémon c'ha... cioè, sembra un libro... Ok, ovviamente solitamente se un Pokémon c'è l'evoluzione, quello che viene subito dopo la sua evoluzione, quello che viene subito dopo la sua pagina è la pagina della sua evoluzione. Tipo qua, ad esempio, le pagine, tutte queste pagine skippate sono pressoché tutte pagine inerenti ad evoluzione, già ve lo dico. Ok, tanto che siamo arrivati al momento al 203° Pokémon. Allora, comunque, questa è la pagina 1, 2 e 3, e poi dopo mancherà la pagina 2 e 3, che sono dell'evoluzione di Sprigatito, ovvero di Steve. Proprio qui abbiamo Lechonk, e qui una pagina 11, che presuppongo sarà una sua evoluzione. Tarantola, che qua ci sono altre due pagine, quindi Tarantola c'ha ben due evoluzioni, non vedo l'ora che arrivi il momento della prima.
Hoppy, perché sapeva bene averne due, se non lo sapevate ora lo, se non lo sapevate ora lo sapete. Fletchling ne ha due, lo sapevo da Pokémon Y. Poomy, qui ce ne sono altri due, forse ha due evoluzioni questo Pokémon. Boh, non lo so. Hondui e Hondoom, vabbè, Yangoose c'ha la sua evoluzione, ve lo dico io, Scovet ce l'ha, Sunken c'ha Sunflora, poi dopo qui ci abbiamo 34, che non so chi sia, per Scatterbug, Spiupa, e poi qui dovrebbe venire Vivion, qui c'è il 39 che non so chi sia, poi qui Rookie D, poi dopo vabbè, Corvi Squire, Corvi Knight, Happiny, Chansey e Blessy, Azurill, Marill, Azumarill, Buizzer, Flotzel, Wooper, Quagsire, Psyduck, Golduck, Shiny, sottolineo perché Pino è uno Shiny, in questo Psyduck Pino è uno Shiny. Poi 58, dopo 56, 58 abbiamo, ne abbiamo visto uno, vabbè, Jigglypuff, Wigglytuff, Gals. Kirlia, e poi viene Gardevoir e Gallade, ma qui non si non ci sono, si passa direttamente alla 75. Poi c'è dove c'è proprio Fidag, 77, e poi suppongo sia la sua evoluzione. Ho capito bene che quando ti appare un Pokémon e poi subito un'altra pagina dopo, significa che quella è la sua evoluzione sicuro. Sicuro come boh, è sicuro che il sole fa caldo. Poi ricordo io Marip, poi vabbè, qui sembra solita storia, Fluffy, Ampharos, Magikarp, Gyarados, qui non so che sia, Gulpin, poi il gigante viola che non mi ricordo come si chiama, poi abbiamo Shoddle che è un tipo, ve lo dici che tipo, no, non lo posso aspettare, vabbè, avevo più o meno azzeccato essere un tipo veleno, mi pare. Vabbè, abbiamo degli allenatori da battere. Ah, ma perché sono sempre così sbadata? Mi sono dimenticata di comprare gli ingredienti. Forse una lotta mi aiuterà a dimenticare la fame. Ho notato che in groppa mi vedo il gioco lagga meno. Un altro. Oh, la mia omonima! Omonimo contro omonimo. Dai, combattiamo con Irene. Vi ricordo che se evolve sarete di amicizia, quindi. Vai, piccolino contro piccolino. Vabbè, addio la velocità. Vai, botta. Poi sì, gli ho insegnato com'è, ti ricordo, non mi ricordo quando. Ma tutti quanti mi vogliono paralizzare oggi, siete proprio dei geniacci. Sì, Irene è paralizzata, lo so, ce la puoi fare per Irene. Io credo in te, brava la mia Irene. Beh, adesso. Ah, con Y vedo l'info della mossa. Allora, un comete a potenza 60. Dovrebbe asfaltarlo adesso questo Scatterbug. Peccato che Irene sia paralizzato. Vai, comete ancora, ce la puoi fare. Vai così, brava la mia Irene. La prossima scelta di Giada sarà Drifloon, che è un tipo spettro, ricordo bene. Quindi qui abbiamo Steve, che c'ha un morso pronto per essere sguainato, tra virgolette. Morso! Ah, ma che mi vuoi fare? Se mi ricordo l'elemento del Pokémon, ma che mi vuoi fare? L'abbiamo animata, l'abbiamo battuta. Oh, ma perché sono sempre così sfortunata? Non dirlo a me che stamattina, che oggi sono partita con l'episodio 3, che per l'appunto avevo scoperto che la povera aveva fatto un brutto scherzo alla mia povera televisione. Allora, qui c'è una Pokéball, però non voglio toccare il Marip. Ok, questo ce l'ho fatto. Qui c'è qualcosa? Ci sono un sacco di Fletchling. Sono molto tentata a rendere un membro ufficiale della squadra un Fletchling, però abbiamo già avuto il Pokémon Y come poi membro della squadra. E poi non ho ancora visto da queste parti il...
Cioè i Pokémon di tipo volante nuovo di questa regione, lo abbiamo visto nell'intro, il pappagallino, volevo prendere quello come Pokémon di tipo volante ufficiale della squadra. Hai visto le 10 meraviglie di Paldea? No. Vuoi sapere dove si trovano delle 10 meraviglie di Paldea? Se vuoi te lo dico io. Una sei tu, scommetto affarista, qualcosa mi dice che dalla faccia che c'ha... No, comunque Wooper comunque ha la faccia di essere in questo in questa regione un Pokémon più, ecco, infatti un Pokémon più di terra che non di, di acqua. Prima mi sono dimenticato, prima nel, qualche puntata fa ho detto che vabbè è un tipo terra veleno come è sempre stato, in verità no, ho avuto un lapsus, è sempre stato un acqua terra lui. Dai, metti in campo Pino, che qui mi stufa ad usare sempre Steve un pochino, cioè va bene che lui è più forte, che va bene che lui è lo start, però ecco, sfoggi il fatto che sono shiny. Infatti lo noto adesso, il Wooper in questa regione c'ha al posto delle branchiette del pesciolino a cui è ispirato, vai a cagare, vai a cagare, c'ha invece delle ossa. Vabbè, è psicologico, però è forte, sì, ve lo concedi che è forte, vai così. E lui ridacchia, l'affarista lì ridacchia, ma cosa ridacchi che t'ho fatto svegliare? Come si è girato male? Livello 15 per Steve! Steve vuoi imparare attacco rapido? Ma te la insegno subito, è strautile attacco rapido. Via, salutate Graffio ragazzi. Giorgio, arrivederci. Che meraviglia, uno spettacolo mai visto prima, incredibile, applaud, ci può animazione di lui che applaud. Però voglio sentire le 10 meraviglie, una delle 10 meraviglie di Paldea è il grande Uliveto, si trova proprio oltre 100 Pokémon, laggiù, segui, c'è 100 Pokémon laggiù, segui la strada, lo vedrai? No, come ho detto, lag è uguale il gioco. Comunque, sempre proposta per i prossimi aggiornamenti. Signori della Game Freak, sistemate il lag. Oh, che bello. A volte sulla mappa possono apparire delle icone di un Pokémon. In quelle zone potrebbero trovarsi degli esemplari del Pokémon indicato dall'icona. Dirigiti lì e provo a sfidarli. Ma quindi, ma il simbolino brutto cosa mi indica? Che è un Pokémon iperpotente o un Pokémon misterioso? Com'è che è? Qui c'è un altro Epini, provo a vederlo sempre per vedere se c'ha cos'è una pietra ovale. Perché io mi ricordo che le pietre ovale, la fonte, cioè il primo metodo per trovare una pietra ovale è catturare un Epini. Cioè la, perché, o rubarlo da un Epini. Però la mossa Fortune non la sa nessuno qua, quindi vai di Pokéball. Aspetta, io mi ricordo così, aspetta, vado a cercare intanto comunque. Questa è una cattura critica? Sì, cattura critica. Allora, Pokémon pietra ovale. Cioè, perché comunque, cioè, Hanah, la voglio evolvere. Happy Pokémon Vettino, niente soprannome, invia i box. Non è che c'hanno, non è che si porta con lo dietro box, allora... dai uno strumento, no, non c'è niente. Anche qua, dai uno strumento, no, perché altrimenti mi direbbe che avesse, che avrebbe uno, che ha uno strumento. Poumi, ma sapete, quasi quasi metterei Poumi come sesto membro della squadra, perché comunque c'è, livello 6, sarebbe un po' tardi per metterlo. Fletchling, qui avevamo preso un Fletchling di livello 9. E io qui sono tentata, ragazzi, ammetti, sono tentata a mettermi squadra Fletchling e Poumi, sono tentata.
Perché poi alla fine Anne è solo un tipo normale, non so che... Vabbè, sì, dai, ho deciso, mettiamo Pomi in squadra al posto dello Spiupa, poi intanto ad Anna ci penso un'altra volta, qui ci penso con Fletchling. Poi Lechok che tipo era, domanda? Era un tipo psico? No, un tipo normale e basta, ok. Dai, intanto mettiamo in squadra Pomi, vediamo l'info, la nominiamo subito, lei la chiamiamo Paola. La fantasia galoppa, come al solito. Non ha fiocchi. Ah, ma io non ho ancora letto le particolarità dei miei Pokémon, a proposito. C'è un app che sta per venire a sbattere. Spero che non mi venga addosso, ok. Vediamo, soprannome, la chiamiamo Paola. Ecco, qualche paio dopo Paola ispira... Forza. Al solo suono. E lui se lo te cristallizzi potenzi tipo elettrico, Irene tipo folletto, Pine tipo acqua, Anne tipo normale, Tania ovviamente tipo coleotto e poi Steve ovviamente il tipo erba. Sarebbe bello vederli tutti 18 i teratipi, cioè perché sicuramente a livello grafico cambiano tutti. Comunque, non avevo visto le informazioni sulle personalità, praticamente. Steve è addirittura allegra e faceva attenzione ai suoni. Poi, Tani addirittura ardente, non sopporta perdere, non l'ho ancora fatto combattere. Poi, natura ardente, adora rilassarsi. Pino, natura quieta, una specie di buffone. Vabbè, natura decisa, poi per Irene, abbastanza superficiale. Poi, Paola, natura modesta e quanto vivace, va bene. Adesso per il momento... Forse non la faccio combattere Paola perché è livello 6 soltanto. Aspetto che salga un po' di livello. Potrei pensare magari di mandarla in giro come fare lotte per conto suo. Aspetta, ci provo. Ci provo adesso. A parte. Mi confondo sempre con i bottoni, cacchio. Allora, proviamo un po'. Vai, proviamo. Dai, provo a cambiarle posto e a metterla come primo Pokémon di squadra. Così va. Ecco fatto, quando è bello che se sono in gruppo a Miraidon mando giù in campo i Pokémon con... Ecco. Ma guardare più punti esperienza, almeno guardare più punti esperienza di come... No, oh, caramella! Almeno guardare più punti esperienza di quanti non ne guadagnerebbe con... Paola è tornata indietro, è esausta, porca, aspetta. Vai, carica autonoma, perfetto. Dai, provaci ancora, riprovaci. No! Scusami, sono andata. Dai, attacco rapido, già conoscerei. Ah, quella là cos'è? Tipo, è tipo la Tana Gig Dynamax di Pokémon Spada e Scudo, cioè. Porca, poi ecco per cosa aveva devastata prima. Cambia Pokémon, metti Steve. È tipo la Tana Dynamax di Pokémon Spada e Scudo, quella là che sto vedendo, perché c'è cioè, tipo il simbolo del Terra Crystal, forse è il... tipo la Tana di un Pokémon Terra Cristallizzato, forse. Beh, Fango sberla. Questo avrebbe fatto male a Pearl. Posto, livello 12 per... Beh, ho letto. Hanna vuole imparare incantavo. Ciao, questa sì che è una mossa offensiva. Allora, andiamo a quel paese Dolce Bacio. Perché Dolce Bacio pensavo fosse una mossa che fa danni. Invece no, avevo letto che non fa niente. Cioè, non fa niente, insomma, avete capito. Il mio non fa niente significa che non fa danni. Niente, Paola la rimettiamo al suo posto. Con L posso connettermi a internet, premendo semplicemente L posso decidere di connettermi a internet. Vabbè, io voglio vedere cos'è quella roba lì.
Scusate un secondo, c'è un altro happening. Io provo a prenderlo ancora una volta. Io ricordo che c'hanno con loro e Pietrovale. Adesso vado a vedere se hanno aggiornato le informazioni della Santa Wiki di Pokémon a Pokémon Scarlatto e Violetto. Vediamo, ottenimento, sensi. Allora, praticamente qui c'è scritto che in tutti i giochi di Pokémon, se c'è un le pietre ovali, ce le hanno i censi, quindi gli happiness, scusatemi. Non i censi. Incanta voce, vai, via anche a te dolce bacio, Irene. Niente soprannome, in vei box. Beh, vi è arrivato al box, ai box. Vediamo già se c'è qualcosa con sé. No, non c'è niente. Allora sono sfortunata io. Vabbè, bacca perina. Siamo un'allenatrice, ne hai una? Di cosa? Hai una terra sfera, vero? Non è un vero spettacolo, fammi vedere, dai! Vabbè, è solo per te, te la cristallizzerò, Steve, solito. Scatterbug! Però... livello 8, ah no, voglio mandare in campo Tania, non l'ho mai fatta combattere. Ho fatto combattere tutti, in pratica, anche un po' Paola, anche se ho deciso di metterla per ultima. Aia, oh, ma c'è una bella difesa, Tania, vedo. Vai, te la cristallizza. Vai in tomo blocco, naturalmente. E vediamo un po' com'è il Terra Crystal con le opere. Raga, qua tutti scommettete che agli ultimi round delle palestre, tutti i capi palestra, tutti Terra cristallizzeranno il loro Pokémon migliore. Oh, le è apparso tipo una sintesi di un coleotteo, di un insetto su in testa. Vai Tania, lo so che ce la puoi fare. Tania, ma mi deludi, cara. Cioè, scusami un secondo, ti sei ingigantita? Non riesci a... Aia. Vai che ce la fai. Sì! Brava! Siamo già a 23 minuti, non abbiamo fatto pressoché nulla. Livello 10 per Tania, forse è questo il momento che si evolve. Ah, mi sono distratto. Dico così perché è un coleotteo, perché i Pokémon coleotteo si evolvono prestissimo. E invece no, signori, Tania non si evolve. Vabbè, la tengo paralizzata non perché sono salica, ma perché adesso non ho intenzione di utilizzarla. Risale in groppa mia, ridò qua. Sono andato a sbattere contro un Hoppip. Dai, attacco rapido, così sono sicura che attacco per prima. Ecco fatto. C'è un Marip lì che guarda perplesso. Perfetto. Livello 8 per Paola intanto. E vuole imparare sotto carica. No, non te la insegno perché ricordo che è una mossa di statua e quindi... Basta, guarda i miei perplessi, ragazzi. Basta, li mettete in soggezione. I cristalli. Qua e là nella regione puoi trovare dei cristalli splendenti. Esaminandoli potrei dare via a dei guide di Terra Crystal. Potrei affrontare potenti Pokémon Terra Crystal. Ok, sono identiche alle Tane Dynamax in Pokémon Spada e Scudo.
Per affrontare Pokémon Terto Install, imposta lo stato della connessione di internet su offline per lottare insieme ad amici vicini o su online per lottare con amici lontani. I Pokémon Terracristalli presenti hanno dei teratipi rari. Dopo aver collaborato con Dark Pokémon, questi avversari. Quindi, insomma, teratipi sono le cioè il tipo potenziato da le mosse, cioè dalla teracristallizzazione, capiamoci. Questo qui è un sconfiggilo entro lo scadere del tempo. Vabbè, va, affronta in solitaria. Degli allenatori parteciperanno per aiutarti, sì. Questo so come chi è, ma non mi ricordo il nome, cazzo. È quello di tipo. Quello di la tartarughina brutta. Lei sì, avete capito, spero, di chi parlo. Quella che poi sembrava una Damantat quando si evolveva. Dai, questo qui c'è il teratipo dell'elettro. Vai, 4 contro 1, ovviamente. Per vincere bisogna sconfiggere i Pokémon prima dello scadere del tempo. Se il tuo Pokémon va KO, dopo un po' potrai riprendersi, ma attenzione, il tempo disponibile diminuisce. È disponibile un'azione speciale, vabbè, l'incitamento, sì, quella che puoi fare quando non puoi più combattere. Dai, a sto punto no, trasfera una carica a sufficienza, attacca ancora 3 volte, va bene. Vai, attacca Chutol. Che sì, c'è il teratipo del fulmine, dell'elettro. Ecco, ti attacco volevi. Ma dov'è il tempo, domanda? Va bene che qui stiamo attaccando tutti quanti assieme, però... Ah, il tempo mi sa che scade quando tutti quanti vanno a quel paese, come sì, sempre come in Pokémon Spada e Scudo. Che lì il tempo scadeva quando morivi 4 volte, sostanzialmente. Dai, tanto con neve azione, io faccio la magica sempre. Aia. Vabbè, ormai non mi potenzio. Ah no, il tempo è là in alto, che stupida. Il tempo è là in alto, lo vedete? Ma scende anche quando non sto facendo niente. Poi in ogni caso Chutol qui è andato. È completamente andato. Sì. Dai, catturiamolo solo perché devo sbloccare la pagina del Pokédex. E poi vediamo l'animazione anche. Mamma mia, ragazzi, a livello di colori questa è strabiliante. Ah, mi danno anche le caramelle per far salire i livelli Pokémon, ok. Non so se abbia reso al massimo, ragazzi, la telecamera, però questo a livello di colori e di resa è graficamente stupenda. Pokémon Mordace, un gioco popolare tra i bimbi, consiste nel sollevare ami che i Chutol stanno mordendo e vedere quale di loro molla la presa più tardi. Un gioco sadico. La pagina subito dopo è l'evoluzione e abbiamo scoperto chi viene prima di Igglybuff nel Pokédex. Allora, qui ci hanno detto che dietro i 102 Pokémon ci sta la prima meraviglia di... avete capito, insomma, di Paldea. Super pozione, oh! Vai, salta! Non ce la facciamo, cazzo. Mi tocca risalire da qua. Ci hanno detto che di qua ci sta l'uliveto, quindi nel prossimo episodio devo vedere l'uliveto. E poi forse riusciremo ad arrivare alla città della prima palestra. Questo è già il secondo episodio che oggi che sto registrando di pomeriggio. Altri due e poi per oggi la smetto. Ma di qua c'è l'uliveto, di là c'è, mi dice che di là c'è la città, quindi cioè, a occhio quella là, penso, quella là in cima al monte. Comunque sì, ecco, questo è l'uliveto, sì. Vai, curiamo i nostri Pokémon qua che intanto ricarico la terrasfera. Bello, mi vedo buggato
alla tipo al sulle... Amica, avete capito? Oggi non so parlare. Con le ultime informazioni che ho trovato dovresti sapere tutto l'essenziale per l'avventura. Divertiti, intanto ricordati di leggere la guida. Torno poi quando vuoi. Oh, sono finiti i consigli, che bello. Con questa puntata abbiamo pure terminato di vedere i consigli. Allora, comunque volevo vedere una cosa. Allora, con la faccetta su apro i simboli fondamentalmente, che utili per quando gioco online. Con la faccia destra apro le notifiche. La faccia giù, attivo la fotocamera. Muovi liberamente la fotocamera per scattare foto ai luoghi che visiterai e ai Pokémon in cui ti batterai nella tua avventura. Puoi premere Y per fare una foto, per tornare alla visuale iniziale, va bene. Ah, puoi anche cambiare filtro, ma sì, robe da selfie che non mi interessano mai. Però posso inclinare, e vabbè. Nascondi guida, filtro. Filtro stella, graffi. Fotocamera giocato, bianco e nero, seppia, intenso, retro. Perché retro? Retro perché questa è tipo un'atmosfera che richiama leggende Pokémon Arceus o sono scema io? Come accesi, delicato, nessun filtro. Ragazzi, è sempre la scelta migliore. È stata fotocamera, sposta l'inquadratura. Stavo cercando le opzioni per lo zoom, ma a quanto pare non ci sono. E tu che cosa sei? Moneta di Gimme Goal. Oggetto lasciato accidentalmente. Era un Gimme Goal quello? Che cos'era un Gimme Goal? Cos'è tipo un Pokémon di tipo spettro? Vabbè, grazie per la monetina. Posso sapere cos'era la monetina? Ragazzi, prima o poi imparerò i pulsanti, Spero di impararli entro domani, che domani gioco ancora. Beh, visto che ho delle caramelle extra, già che ci sono, le do un po' a Paola. Vabbè, solo. Sali fino a livello 10, Kami, a livello di Italia almeno. Livello 11 addirittura. Va bene, fai più in potenza, tuono onda. No, ho finito di leggere la descrizione di quello di prima, quello è quello che mi turba. Monete di Gimme Goal. Oggetto lasciato accidentalmente cadere da un Pokémon che i Gimme Goal accumulano avidamente. I Gimme Goal è il Pokémon che ho visto prima, ok. Me l'ha proprio bello che l'ho visto. Ho detto, ma cos'è sto omino? È un Pokémon e mi aveva... Ok, mi aveva lasciato la moneta, grazie. Bene ragazzi, direi che il video di oggi con quest'ultima cosa si possa chiudere, con quest'ultima chicca si possa chiudere qua. La prossima volta esploreremo l'Uliveto sperando di arrivare finalmente alla città della prima palestra, che presuppongo sia quella là che vedo in cima al monte. Ma forse quella là è la tana del Pokémon di quello dei cieli, di quello là, sapete? Di qua c'è... Allora, questo è l'Uliveto. Che questo qua graficamente è l'Uliveto. Qui c'è la città. Là in fondo, qui in fondo ci sta un'altra... No, aspettate, no. Non può essere la tana del dominatore dei cieli, perché è lontanissima, ecco. Allora è per forza la città di... la città di Moldulcia. Moldulcia? Tipo dolce. Vabbè, quindi quella dovrebbe essere la città. Comunque, la prossima volta speriamo all'Uliveto. Nel frattempo, se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un mi piace, ricordatevi di iscrivervi al canale se volete continuare a seguire i video. In descrizione trovate il link alla playlist completa del Blake, se non foste persi qualche episodio, e il link al mio profilo Instagram, dove intanto pubblico annunci su quello che riguardanti, insomma, il gameplay sul canale. E noi ci vediamo alla prossima!